parte oggi nel comune di Mantova il sistema Alert System, serve per avvisare i cittadini in tempo reale di qualsiasi comunicazione che le amministrazioni comunali hanno necessità di veicolare sui propri cittadini. Si parte dall'Alerte Meteo, quindi strumento di eccellenza per la protezione civile, a tutte quelle comunicazioni di comune ordinanza giornaliera come cambi di viabilità, sospensione delle utenze. Il sistema è attivo in Italia da 13 anni, permette di effettuare 7.200 chiamate contemporanee in un minuto, 200.000 in un'ora, 5 milioni in una giornata. Il sistema inoltre è completo eh, dell'applicazione gratuita scaricabile da tutti gli store oppure del servizio unico in Europa App Non App che è un semplice numero verde 818-0028 che permette di far apparire l'applicazione anche a tutti quei telefoni di ultima generazione per far sì di riuscire a coprire da parte del comune di Mantova più popolazione possibile. Gli utenti potranno iscriversi sul sito del comune dove troveranno Aller System e potranno iscriversi col proprio numero di cellulare o con i propri numeri di rete fissa che non sono presenti negli elenchi. È uno strumento certamente di sicurezza anche legato alla protezione civile e quindi a eh, catastrofi che possono capitare per preallertare la popolazione, ma naturalmente speriamo non capitino più. Però è anche uno strumento in realtà per comunicare lavori, cambi di viabilità ma anche i bandi, la modificazione. Codifica dell'ISE, eh, situazioni che possono riguardare i nidi. Uno strumento che è geolocalizzato, noi possiamo arrivare via per via e quindi non disturbare 48.000 cittadini se l'intervento di cambio di viabilità riguarda una singola via, così come invece un quartiere, piuttosto che fasce di popolazione. Penso all'emergenza caldo, servizi rivolti alla terza età, ai cittadini più anziani. Eh, piuttosto che le famiglie con eh, bimbi per l'iscrizione al nido. Quindi un servizio che può essere, che già abbiamo eh, stratificato sia per quartieri sia per fasce della popolazione, che verrà usato esclusivamente per servizi pubblici e per i servizi ai cittadini. Quindi è evidentemente un servizio che non potrà essere usato per iniziative di carattere commerciale o promozionale, tutto il database dei numeri fissi è già stato inserito nel rispetto della norma e delle leggi della privacy, abbiamo però bisogno dei cellulari, ormai molti di noi, quasi tutti, utilizziamo il cellulare, è evidente che per essere in grado noi di aiutarvi, essere in grado noi di darvi le informazioni in tempo reale, è importante che ci aiutiate e che ci sia un patto reciproco di fiducia.